bella ignorante, classica, perché è classica, la tua maglia è la super classica di Mizuno. Sono interessanti per la mescola dell'intersuola, perché mi sembra molto più morbida rispetto a quella degli anni precedenti. Andrea, ho appena ricevuto un pacchetto, siamo a Garbagnate e tu sei tornato dalla Sicilia, un pacchettino piccolino, che contiene delle scarpe. E io te lo tiro, direi. Sei pronto? No, no, no. Ah! Preso al volo. Le regole sono sempre le solite, devi innanzitutto capire di che scarpa stiamo parlando, quanto pesa e poi ci devi raccontare un po' le caratteristiche. Poi non so come farai ad aprirle, però immagino che tu abbia una chiave. Una chiave di volta. Ciao a tutti. Devo capire da dove, quando è che fai partire il timer? Oggi sarà dura e qua non vedo. Ah, invece. Ma ti sei divertito in Sicilia? Sono divertito abbastanza. Non so dirti se mi sono riposato o no, perché sono arrivato a casa poi più stanco di prima, quasi. Però è una vacanza che vorrei rifare ogni anno, quindi. Ma mi hanno detto che sei stato il primo siciliano alla gara, almeno così Esatto. dicevano alla telecronaca della Rai. Così dicevano, l'ho scoperto anche io, ho scoperto di essere siciliano proprio durante la diretta Rai. Va bene lo stesso, per carità. Quindi la prossima volta vorrei essere invitato come cittadino onorario. Tra l'altro mi sembra che ti sei un po' arrugginito per quanto riguarda l'apertura delle scatole. Che sono stanco, Max, sono stanco. E poi non ho preso i chili in Sicilia, li ho presi ieri, un matrimonio, un disastro è stato. L'ho aperta, eh. Una, due. Ecco, bravo, hai scelto proprio quella giusta, parti da quella lì, Come fai a mi va sapere? La scatola benissimo. uguale hanno. Sono, direi, simili. Le Le scatole? scatole, le scatole. No, no, non prendere l'altra, no, No, le no, no. metto così di fianco, ma la scatola mi sembra uguale. Questo spero che sia la mia perché ho visto il colore che è un giallo ignorante. Sono tutte tue le scarpe, le devi trovare tutte te, però poi me le tengo io. Allora, schiuma, mi sembra una schiuma buona sopra, cioè buona, rispetto a quelle di Mizuno solite Ma come fai a sapere che è Mizuno? ho visto la scatola blu, Ok. magari c'era dentro un'altra scarpa, ma la scatola blu aiutava. Poi a dire vero si sente qua, questa zona qua un po' di dove ci dovrebbe essere il wave. Ma che scarpe sono? Che modello? Allora, dal peso ti direi una Wave Rider. È esattamente la Wave Rider, il modello ovviamente 25. Bella ignorante, classica, perché è classica, la tua maglia è la super classica di Mizuno. Sono interessanti per la mescola dell'intersuola perché mi sembra molto più morbida rispetto a quella degli anni precedenti. Ma secondo te è più morbida anche della 24? Beh, adesso non te l'ho portata, quella che avevamo recensito Ma qualche mese mi fa. sembrava molto di più, mi sembra molto più morbida secondo me, sai? È la prima volta che sento questa mescola così proprio morbida, ci affonda il dito. La metto un attimo. Così ti dico anche la misura. Se questa qua la misura, adesso ti dico cos'è che è questa. 27 è la tua misura. Guarda, mi sta bene, però sì, in effetti forse stessa solita misura. Questo qua è 27 centimetri, io porto il 27 e mezzo, non mi sta strettissima. Allora, rimessa al piede, però ha le caratteristiche di Mizuno, quindi è una scarpa bella secca. Il collo del mio piede un pochino ci soffre, però questa schiuma qua è
è da provare perché mi sembra davvero più morbida del solito, quindi vediamo come si comporta. Va bene, apri anche la seconda. Vedi, la seconda potrei dire che è già una Sky, così, ma proprio... Una Sky, ma in realtà ti ho fatto una sorpresa. Aia. E secondo me non la indovini neanche. Prova la flessibilità di questa scarpa. Ho paura a schiacciare ancora di più, ma si piega un pochino. Non avrei detto che c'è... Ti vedo abbastanza contento, dici che c'è il carbonio, ma a piegarla si piega. In realtà non dovrebbe essere con il carbonio, ma con la fibra di vetro. Però adesso poi non vedremo capiremo. Cosa ne pensi? Sento un battistrada molto importante, diciamo. Sembra quasi dei chiodi, sembra quasi. Ma quanto pesa secondo te questa scarpa? Non è, cioè, se deve essere una scarpa da supergara, secondo me comunque peserà sui 180, 190, 200. Ah, questo non te lo so dire, non ho fatto l'analisi. Non mi sembra una scarpa così leggerissima la sensazione. Cioè, è leggera, ma non una piuma. Magari solamente... Che scarpa è comunque? Scusami, l'ho guardata. Avrei detto una Shadow o qualcosa di simile. No, è il nuovo modello e si chiama Wave Rebellion, che di fatto è la scarpa veloce, la nuova scarpa veloce di Mizuno. Oh, guardarla così, l'intersuola sembra una Saucony. La prima cosa che ho visto è che ha una specie di protezione, la conchiglia praticamente si estende fino al mesopiede, fino a qua, ed è abbastanza dura, quindi secondo me potrebbe essere adatta anche ai pronatori. C'è un inserto qua di questo Wave strano che è abbastanza alto, quindi secondo me sì, sarà una scarpa relativamente stabile un po' per tutti. C'è questo grosso bucone qua in mezzo sul tallone, bisogna capire se darà qualche problema durante la corsa, soprattutto nelle corse lunghe. Per il resto, davvero, a vedere il taglio sembra proprio una Saucony. Vabbè, provatela un secondo per capire anche la taglia, così dai qualche consiglio nel caso in cui i nostri iscritti al canale volessero comprarla. Questa è un 27,5, quindi quella che mi farei provare dopo in pista. Se la vuoi provare in pista senza nessun problema. Questa è abbondante. Allora, direi che il 27,5 a me va bene, è quasi abbondante, a Max non andrà bene, quindi me la terrò io questa, sicuro. Ma te le tieni tutte te, Andrea, non c'è problema. Sembra abbondante, non so però se prenderei il mezzo numero più piccolo, quindi c'è un bello spazio davanti, non opprime. C'è da dire che ultimamente però stavano facendo delle scarpe abbastanza strette, tipo vedi la Pegasus, vedi la Clifton, di cui tanti un pochino si sono lamentati, quindi questa qua potrebbe essere che magari ha la pianta un po' più larga di quello che ormai ci siamo abituati e sembra più grande delle altre. Diciamo che quello che mi piace di queste scarpe qua, cioè di Mizuno anche, è che hanno una tomaia molto classica e alla fine non ne trovo dei grossi svantaggi e hanno solamente dei vantaggi. Mi sembra strana sto tessutino qua sotto. C'è del tessuto sotto nella scarpa, vabbè, a parte che il battistrada mi sembra super, questo qua mi sa che... Cioè, bisogna capire sul bagnato perché sembra un po' duro, sembra plastica dura, però secondo me su pista bianca, su pista grippa di brutto. E sotto c'è una specie di tessuto, dopo nelle foto si vedrà meglio. E niente, dai, aspettiamo, dopo la uso già per fare il lunghetto qua, così faccio un po' di velocità, un po' di chilometri, capiamo subito se mi infortuno va benissimo per tutto. Va bene, i prossimi giorni faremo diversi test, quindi stay tuned, ci vediamo alla prossima, grazie Andrea, ciao! Ciao!